Ciao! In questa bellissima location dentro al bosco voglio oggi proporti una visualizzazione che ti aiuterà proprio a tagliare quei cordoni distorti che ti legano a relazioni, a situazioni che in una qualche maniera appunto distorta continui ad alimentare, ma che in realtà non fanno altro che portarti via energia. Esattamente come nel post di qualche giorno fa ti avevo promesso. In realtà voglio proporti tre metodi che vedremo in successione. Allora, il primo metodo è un metodo molto semplice che utilizza la visualizzazione e anche il gesto, perché il gesto è ritualità e quindi è un qualcosa che ti aiuta a portare nella realtà che conosci, che è tangibile, qualcosa invece di più sottile, di più energetico. In cosa consiste questo metodo? Beh, prima di tutto devi considerare che dalla nostra zona ombelicale partono come dei cordoni ombelicali, cordoni di energia, che si connettono e nutrono le nostre relazioni, le relazioni con le persone, le relazioni con i progetti, le esperienze, insomma, tutto quello che nutriamo e a cui diamo vita e con cui ci relazioniamo e quindi abbiamo uno scambio energetico nella nostra vita. Cosa succede però? Come abbiamo visto, a volte questi cordoni non dovrebbero più essere alimentati perché magari hanno a che fare con persone che non fanno più parte della nostra vita per un motivo o per un altro, o a progetti che si sono conclusi o non hanno avuto successo e quindi diciamo abbiamo smesso concretamente di nutrirli, ma a livello energetico rimane questa connessione. Quindi immagina proprio dalla zona ombelicale tanti cordoni che partono in tutte le direzioni e ti connettono a tutte le persone della tua vita, a tutte le esperienze della tua vita. Tra questi ce ne sono alcuni che sono ancora buoni, che vanno nutriti, e altri invece che no. Allora, chiudendo anche gli occhi, immagina questi cordoni e con le tue mani immagina di raggrupparli, no? Perché è come se fossero tutti dispersi a 360 gradi e tu invece li vuoi raggruppare davanti al tuo ombelico come un unico fascio di tanti fili, di tanti cordoni ombelicali. Quindi li porti con le tue mani a diventare un unico fascio davanti a te. E a questo punto puoi anche immaginare di fare come un nodo per unirli, per tenerli stretti. Ora, lo step successivo è quello di immaginare una spada. E puoi immaginare che le tue stesse mani diventino una spada. Una spada di che tipo? Una spada di fuoco, una spada di luce. La spada di San Michele, per esempio. O comunque una spada di luce violetta. A tua scelta, come senti che ti viene meglio, può essere proprio una spada fiammeggiante di fuoco oppure di questa luce violetta, fiamme violette. E immagina appunto che le tue mani, che puoi mettere proprio a coltello, diventino queste spade. E a un certo punto, quando senti che i cordoni sono ben allineati, e che le tue mani sono due lame, guidato dal respiro, con un respiro secco, vai a tagliare questi cordoni. E immagina che questi cordoni si distacchino, una parte, quella che è stata tagliata via, si disperde, viene riassorbita dalla natura, dalla madre terra. Invece la parte di cordone che è rimasta collegata al tuo ombelico viene riassorbita nella tua pancia, nella tua zona ombelicale. E poi puoi accennare anche un piccolo massaggio con la tua mano destra, in senso orario, come se attraverso questo massaggio tu facessi riassorbire
tutta l'energia. E puoi portarla da un movimento ampio e largo, sempre più al centro, sempre più all'interno del tuo ombelico, come se concentrassi l'energia in questo punto. E poi ti fermi a sanificarla, a guarire la ferita, le ferite. In questo modo è come se tu avessi tagliato tutti i ganci che ti tengono ancorato a queste esperienze. E non temere però, perché le persone con cui hai un legame vivo, le esperienze che stai nutrendo, torneranno ad agganciarsi. Quindi tornerai ad avere dei cordoni ombelicali che ti collegano alle persone a te care, alle persone a te vicine, alle esperienze che stai sviluppando, che stai nutrendo. Questo è un modo veramente per tagliare via una grande parte di dispersione energetica nelle nostre vite. Prova e poi fammi sapere com'è.